Allora, oggi prima tappa da Corallecco fino ad Oliva della GR131, anche se non è veramente un Fuerteventura la prima tappa, perché la prima tappa è invece nell'isola di Los Lobos, l'isola proprio qui vicino, quella piccolina, non so se si vede bene, e quella là. Ok, sono circa 25 km fino alla Oliva, attraversando una bella zona di vulcani. Il primo è questo, che tra poco arriverò, e poi si continua. Ed ecco qua l'indicazione, la Cares, 11,5 km e 23,8 fino alla Oliva. E il nome è il Cammino Natural del Corallecco. È il Cammin Natural, che da Corallecco arriva a Punta Candia, ovvero la GR131. No, io non so se ho fatto la strada giusta, ma non ci sono più indicazioni e sono salito proprio con le indicazioni di Maps.me, mi hanno fatto salire proprio sul vulcano Buiuio. Eccomi qua, sono salito proprio in cima. Da qua purtroppo c'è il sole un po' di fronte, non si vede l'isola di Lobos, che si vede abbastanza bene, e lì c'è l'isola di Lanzarote, che non si vede benissimo. Bene, continuiamo il cammino. Trovato i segnali del Cammino Natural del Corallecco, da Corallecco a Punta Candia. E così qui sarebbe il vulcano Caldero Fondo, 3 km, arrivare al paesino di La Cares. E la prima parte del mio cammino da Corallecco a Oliva è quasi terminato qui a La Cares. Piccola pausa e poi si riprende il cammino fino alla Oliva. È comunque bellissima questa parte di qua, con tutti i vulcani. Da Corallecco alla Cares è veramente... si potrebbe fare solo questo, se uno vuole fare un po' su e giù dai vulcani, ed è veramente bello, molto bello. Questa cos'è, una casa? Pensavo era centrale, che passavo dal centro di La Cares, invece no, di lato. Allora, per la Oliva sono 9 km, 140 per arrivare alla fine del percorso, Punta de Candia, dove c'è il faro. Ah, 9 km. Questo tra un po' mi ferma appena trovo qualcosa di carino dove fermarmi, e poi si riprende il cammino. E tra un po' si riprende, ormai non è più tanto lontano, saranno 5 km
e mezzo da qua per arrivare alla Oliva. Si riprende il cammino, andiamo. Ormai manca poco, 2,5 km e sono arrivato alla Oliva. E come dice la scritta, è come arrivato alla Oliva. Oh, che bellissima camminata. Qui c'è la chiesa, è anche aperta, e adesso andiamo a fare una visita alla chiesa della Oliva. E poi dovrò tornare indietro, prenderò l'autobus per tornare a Corralecco. E dopo aver visitato la piccola chiesa della cittadina di La Oliva, è ora di lasciare questo magnifico cammino di questa giornata e di rientrare a Corralecco. So flagrant. Who am I to taste flavors?